più, manco dei server. Abbiamo venduto, credo, 8 venduti. What? Questo lo lanciavano a 4,5. Detto questo, vabbè, allora quello che sto facendo principalmente ora è ripulire il club. Vi ricordate quando vi dicevo tutta sta roba, raga, acquistatela, buttatela nel club? A parte Steve qua, che ancora devo trovare una collocazione, ma credo che la settimana prossima questi, secondo me, mi faranno godere anche loro. C'ho questa sensazione. Nel club mi sto ripescando tutti gli 83, 84, 85 che principalmente erano l'investimento principale su cui era andato in vista di questa seconda parte delle UCL, perché non mi volevo impegnare troppi crediti e perché mi volevo prendere le UCL stesse, UCL Live. Secondo team UCL Live, che fa abbastanza cagare per quanto riguarda la compravendita, cioè le carte che sono più basse dal punto di vista dei crediti sono troppo rischiose da prendersi, tipo Immobile, sta gente così. Quindi non le prenderò perché non voglio andare a rischiare 80-90k su un Immobile o compagni suoi che stanno al pari suo. Quindi che cosa farò? In questo momento mi limiterò a vendere, poi faccio un upgrade di squadra, perché io penso che la squadra sia importante al pari della compravendita, quindi non la facciamo sempre compravendita, non facciamo la squadra, non ha senso. Quindi farò un upgrade di squadra, anche se questa Weekend League, in teoria, solitamente io gli upgrade li faccio quando me lo merito, cioè mi faccio un piazzamento e per diciamo regalo mi faccio un upgrade di squadra. Stavolta la Weekend League la chiuderò di merda, perché già sto giocando di merda, quindi non farò sicuramente fuori classe, non farò probabilmente nemmeno oro 1, perché sono messo malissimo come partita da giocare e da vincere soprattutto. Detto questo, mi spenderò la metà del budget che vedete lì in alto, in metà in squadra. L'altra metà del budget, che nel frattempo credo che arriverò a 2 milioni, me la spendo in compravendita, che possono essere overall, alti, stasera da sniperare e flippare, quindi parlo di 88 e 89. Oppure me le porto a lunedì con l'idea che il team completo di tutte le UCL e l'Europa League, quindi tutte le carte speciali, possono entrare contemporaneamente nei pacchi per gli ultimi 3 giorni. Perché se vedete qui le sfide che sono uscite ieri, cammino per la finale, in particolare questa che è un giocatore a scelta tra i due, che mi ricordo che ci stava Gueye e l'altro, più Papu Gomez, sono giocatori che durano 6 giorni, vedete, restano alla fine 6 giorni, quindi andranno oltre quella che è la fine dichiarata di questa promo, ovvero il 18. Secondo me il 18 potrebbe esserci la possibilità di andare a prendersi un po' di carte, perché rimettono tutto il team nei pacchi, ok? Lunedì, secondo me, il pot ma bonus. Detto questo, io arriverò a lunedì almeno con 1 milione cash, almeno. Poi valutiamo se continuare a flippare NIF o cambiare investimento. Per ora vendo. Un live garantito è troppo costoso, sono troppo di valore sti cazzo dei giocatori. Secondo me, che il secondo team, non dico che è buono al pari del primo, ma quasi, cioè di overall, sono belli overall, carte pesanti, quindi secondo me no. Potrebbero mettere nella settimana del Black Friday, potrebbero mettere il team of the week garantito però scambiabile, cioè quello che ora hanno fatto con i non scambiabili, quindi una rosa 83. Secondo me possono metterlo scambiabile nella settimana del Black Friday e quindi andare a richiedere gli if che ora vi stanno dando per non scambiabili, tipo overall 83 più 2 if. Cioè, secondo me questa cosa regge, io ci ho pensato ieri e secondo me funziona. Quindi per ora, ragazzi, la mia compravendita si limita a vendere su tutte le carte che abbiamo acquistato nei giorni scorsi. Stiamo facendo profitto su 85, 83, 84, anche gli 82, anche gli 86 marginalmente. E secondo me non lo mettono di continuo, cioè ti danno quella settimana che ti fa un attimo ricalare, assestare i prezzi e poi
lo rimettono, in modo così da andare a bruciare altri 83 e da bruciare anche gli IF che stanno nei club come non scambiabili. Questa è un'idea, ci metto 50 e 50 su questa cosa, non sta scritta da nessuna parte, però vedendo un po' come sono state le proposte, vedendo un po' come sono state le promo, io credo che la settimana prossima potremmo avere tutto il team nei pacchi e dalla settimana dopo potremmo avere l'IF scambiabile. Quindi io vi dico, ora non conviene andare a spendere crediti se non su quello che vi ho fatto vedere prima, le UCL, che sto riempiendo il club, l'avete già visto, e andarsi a prendere, mettersi filtro speciale, andarsi a prendere tutte le carte UCL dei campionati principali a state, al minor prezzo che riuscite. Un Pedro, ok, vi fate l'asta. Un Zuma a scarto, vi fate l'asta e così via. Vi fate le aste su nazionalità e campionati buoni e vi riempite di queste carte. Io sono già il club pieno, quindi questa cosa non la farò perché c'ho già il club pieno. La farò marginalmente se libero un sacco di posti inassegnati, ma non credo, cioè me la tengo come seconda possibilità di investimento. Voglio vedere prima se effettivamente esce tutto il team. Questo è un po' quello che è la mia idea di investimento. Sì, sono le 10 anni, sai. L'idea di investimento. Raga, forzare investimenti quando i prezzi sono alti non conviene. Non conviene perché vi limitate il budget. Forzate e vi esponete a dei rischi. Cioè, ora c'è da vendere. Da comprare ci sono a basso. Le categorie che ora sono basse sono le UCL, quelle scarto sotto 81, gli OTV, alcuni vengono lanciati ma anche lì si stanno rialzando, quindi dovete fare presto. Gli IF, perché non servono. Gli IF lo metto per ultimo perché è una categoria a rischio, perché ci sta l'OTV garantito, ci sta il Team of the Week garantito ora, ma se effettivamente poi mettono il Team of the Week scambiabile e ne richiedono due, potete fare bei soldoni. Non ci scommetterei pesantemente, anche se mi vedete con le pile piene di IF, ma io faccio un discorso diverso perché io posso gestire quella compravendita con gli IF, so quando forzare, so quando farle uscire e ho determinate disponibilità di crediti. Voi che non avete magari 3-4 milioni da poter girare e bloccare così nelle pile, non lo dovete fare. 87, 88, 89 da ricomprare stasera eventualmente se ci sono i promo pack, ma quelli buoni e quelli seri. Da andarsi a sniperare delle carte di questo overall settimanale. Siamo, senza sculare una benedetta mazza perché non ho aperto pacchi, siamo a 8,75. Sì, sta settimana il milioncino ce lo prendiamo, perché tra quello che tengo in pila più qualche altra cosa che faccio uscire ci prendiamo il milione pure sta settimana, e comunque a casa la pagnottella ce la siamo portata.